Io mi immagino che abbiate avuto intenzione di far da burla, e non davvero. Se siete resuscitati, me ne rallegro con voi, ma non ho tanto che io possa far le spese ai vivi come ai morti, e però levatevi di casa mia. Se è vero quel che si dice dei vampiri, e voi siete di quelli, cercate altro sangue da bere, che io non sono disposto a lasciarmi succhiare il mio, come vi sono stato liberale di quel finto che vi ho messo nelle vene. Insomma, se vorrete continuare a star quieti e in silenzio, come siete stati finora, resteremo in buona concordia e in casa mia non vi mancherà niente. Se no, avvertite che io piglio la stanga dell'uscio e vi ammazzo tutti. Non andare in collera, che io ti prometto che resteremo tutti morti come siamo, senza che tu ci ammazzi. Dunque, che è cotesta fantasia che vi è nata adesso di cantare? Poco fa, sulla mezza notte, appunto, si è compiuto per la prima volta quell'anno grande matematico di cui gli antichi scrivono tante cose. E questa, similmente, è la prima volta che i morti parlano. E non solo noi, ma in ogni cimitero, in ogni sepolcro, giù nel fondo del mare, sotto la neve o la ruina, a cielo aperto, in qualunque luogo si trovano, tutti morti sulla mezzanotte hanno cantato come noi quella canzoncina che hai sentita. E quanto dureranno a cantare o a parlare? Di cantare hanno già finito, di parlare hanno facoltà per un quarto d'ora, poi tornano in silenzio per insino a tanto che si compie di nuovo lo stesso anno. Se cotesto è vero, non credo che mi abbiate a rompere il sonno un'altra volta. Parlate pure insieme, liberamente, che io me ne starò qui da parte e vi ascolterò volentieri, per curiosità, senza disturbarvi. Non possiamo parlare altrimenti che rispondendo a qualche persona viva. Chi non ha da replicare ai vivi, finita che ha la canzone, si appiattra. Gli spiace veramente, perché mi immagino che sarebbe un gran sollazzo sentire quello che vi direste fra voi se poteste parlare insieme. Quando anche potessimo, non sentiresti nulla, perché non avremmo che ci dire. Mille domande da farvi mi vengono in mente, ma perché il tempo è corto e non lascio luogo a scegliere, datemi ad intendere in ristretto che sentimenti provaste di corpo e d'animo nel punto della morte? Del punto proprio della morte io non ne accorsi.